Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di farvi un video in cui vi do qualche consiglio su come ampliare il vostro giro di clienti Yves Rocher. È un video che mi è stato richiesto davvero tanto. Io avevo già dato qualche consiglio in un vecchio video di forse un anno fa, che ho fatto a luglio, però voglio darvi qualche consiglio in più, magari così riuscite ad ampliare il vostro giro di clienti, anche se in questo momento è un po' difficile per tutte, vista la situazione, però cercherò di aiutarvi per quanto mi è possibile, insomma. Prima di iniziare, se non l'aveste ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi mai più un mio nuovo video. Allora, volevo ricordarvi solo una cosa. La vincitrice del giveaway è scritta sotto al video del giveaway stesso. Non ho fatto un video dove vi dicevo dove estraevamo insieme la vincitrice perché andando a lavoro non ho fatto in tempo a registrarvi questo video. Comunque, il giorno dell'estrazione che era stato concordato, ho cambiato il titolo del video. Infatti, adesso si chiama La vincitrice del giveaway è e nel box delle informazioni c'è il nome della vincitrice, quindi quando vedrete questo video, insomma, andate a vedere se siete voi, contattatemi. Allora, per iniziare, allora io cosa faccio normalmente? Il catalogo che c'è in vigore in questo momento è il catalogo 4 e ci sono delle belle novità. Allora, cosa faccio? Quando mi arriva il catalogo, normalmente mi arriva prima in PDF rispetto a quello cartaceo. Molte clienti che ho io prediligono il catalogo cartaceo, se non tutte. Quindi io comunque inizio a mandare un catalogo in PDF così che loro possano iniziare a dare un'occhiata. Io sul telefono ho una lista broadcast con tutte le mie clienti, quindi io basta che mando un messaggio su quel gruppo. E viene mandato automaticamente a tutte le mie clienti, così non devo farlo una a una. Se poi non sapete che cos'è una lista broadcast, scrivetemi nei commenti e ve lo spiego. Quindi di solito mando questo catalogo in PDF e nel mio stato di WhatsApp vado a mettere le foto delle promozioni che sono un po' più accattivanti, così che anche se una persona non si intende di internet, non ha tanta voglia di stare lì a sfogliare il catalogo, guardando il mio stato vede subito quali sono le promozioni principali dell'album e si fa un'idea del fatto se le possono interessare oppure no. Quindi faccio questo e normalmente scrivo già una data entro cui sa vorrei sapere se hanno bisogno di qualcosa perché io invierò l'ordine. Di solito do tempo una settimana scarsa, perché cerco di fare l'ordine sempre per prendere la rapidità. Tranne per esempio in questo album la rapidità non mi interessava e quindi non l'ho presa, ma normalmente cerco di fare gli ordini sempre all'inizio, perché se poi qualcuno volesse qualcos'altro riesco a fare anche un secondo ordine sullo stesso album. Vabbè, qua ci divertiamo con le moto. Ok, ha finito. Ok, quindi io mando queste promozioni. Nel frattempo, di solito riesco a dare alle clienti anche i loro ordini precedenti e quindi a dare anche il catalogo cartaceo. Loro guardano anche il catalogo cartaceo così riescono a vedere per bene tutte le promozioni perché ci sono delle clienti che non hanno voglia di stare a sfogliare il catalogo. Io ne ho molte che mi dicono: senti, mi fai un riassunto? Quindi è bene mettere le immagini principali come stato. Se poi voi sapete che la vostra cliente prende spesso, io ho delle clienti che prendono sempre gli shampoo, quando ci sono gli shampoo in promozione fanno scorta. Quindi se io so che in questo catalogo c'è la promozione dello shampoo, io a quella cliente specifica che so che me lo acquista, vado a mandare un messaggio mirato dicendole: sappi che ci sono gli shampoo che nutrizione in offerta a 3,95 € anziché 4,95 €. Quindi se vuoi approfittarne, insomma, mandate un messaggio magari personalizzato. Così da far sentire le clienti comunque speciali e fare sentire alla cliente che vi ricordate quello che ha acquistato da voi. Poi, di solito, è difficile, almeno per me è stato difficile all'inizio farmi tante clienti, ma io ho iniziato appunto con mia madre, mio fratello, vabbè, mio fratello qualche bagno doccia ha preso, il marito di mia madre, mia nonna, delle mie amiche. Quindi parenti, cugini, così a chiedere,
se volessero qualcosa. E ovviamente io però i prodotti li avevo già provati perché io ho iniziato comprando a mia volta da una consigliera di bellezza, quindi ho avuto l'opportunità di provare dei prodotti, due o tre prodotti, e sapere che il brand in questione valeva e che i soldi che spendete valgono l'acquisto. Quindi in primis dovete provare voi le cose per poterle vendere, questo in tutti gli ambiti, perché altrimenti io non riuscirei a vendere qualcosa che so che non mi piace. Io sono sempre molto onesta e sincera. Se la cliente mi chiede: ti piace il bagno d'acciaio all'oliva? È buono? A me il bagno d'acciaio all'oliva non piace, io le dico: guarda, per me il bagno d'acciaio all'oliva non è una profumazione. Non ha una profumazione che mi aggrada. Io preferisco quelli più esotici come mango e coriandolo, melagrana e peperosa, così così cosà. Però se a te piacciono quella tipologia di profumazione, te lo consiglio. Infatti io ho delle clienti a cui piace molto e che continuano ad acquistarlo. Quindi io di certo non vado a giocarmi la mia faccia dicendo alla cliente: sì, è buono, è buono, è buono, se a me non piace. E poi se la cliente ovviamente va a provare un prodotto e non le piace, si lamenta da me. Quindi ovviamente cerchiamo di consigliare prodotti che piacciono anche a noi. Allora, detto questo, proprio per questa cosa vi dicevo, non è facilissimo avere le clienti all'inizio, almeno per me non lo è stato. Ricordatevi sempre che voi avete una figura di riferimento, una capogruppo, una responsabile che lo fa per lavoro, cioè quindi dovrebbe in teoria aiutarvi se voi chiedete un aiuto a lei per darvi qualche consiglio, qualche informazione in più per cercare di aumentare le vostre vendite. Quindi chiedete sempre alla vostra responsabile che in qualche modo vi verrà incontro. Poi, allora, io ho visto che il passaparola è fondamentale, quindi nel momento in cui voi trovate una piccola cerchia di clienti, possono essere anche solo 5 clienti, fanno il primo ordine, vi arriva a casa questo primo ordine, che comunque ricordatevi che deve essere minimo di 35 euro, 35 euro sono veramente facili da fare come primo ordine, quindi 5 clienti. Una volta che voi date i prodotti, io vi consiglio nel primo ordine di ordinare già qualche campioncino. Questo perché per le clienti è importante poter toccare con mano e provare quello che poi andranno a comprare. Perché non tutte si fidano di comprare qualcosa alla cieca, perché ricordatevi che le clienti stanno comunque comprando alla cieca, non hanno sotto mano quel prodotto, non sanno com'è e si devono fidare appunto della vostra parola. Ma io vi consiglio di comprarle dei campioncini, così se una cliente vi chiede: ma quel prodotto lì chissà che profumazione ha? E voi avete prontamente il campioncino da farle provare. Magari non le piace, però almeno ha evitato di comprare un prodotto che non le sarebbe piaciuto e quindi inevitabilmente magari le sarebbe venuto qualche dubbio sul comprare ancora oppure no. Quindi è sempre meglio avere delle cose da far provare alle clienti. Quindi ordinate questi campioncini e ordinateli sia per voi per provare i prodotti, sia per farli provare alle clienti, sia per dare qualche piccolo omaggio alla cliente. Perché è molto importante coccolare la cliente, perché se no ci sono molte consigliere di bellezza, ci sono tantissimi negozi che fanno la concorrenza. Io ho provato a comprare in negozio e mi capita anche di dover andare in negozio delle volte perché c'è la cliente dell'ultimo minuto che mi chiede due o tre cose e io non posso mandare un ordine solo per lei. E siccome io tengo le mie clienti e cioè le tratto come vorrei essere trattata io quando faccio un ordine, io prendo e vado in negozio a prendere appunto i prodotti che loro vogliono. Tanto hanno lo stesso prezzo del catalogo presso a poco, quindi non è quello il problema. Se fosse che in negozio c'è un prodotto che ha prezzo pieno mentre sul catalogo era scontato, lo si dice alla cliente tranquillamente: se lo vuoi, sappi che costa così. Chiaramente non ci dovete mai rimettere voi per la cliente il favore di farle trovare i prodotti anche se vi ha ordinato in ritardo, ok, non dovete rimetterci. E sottolineate sempre alla cliente che è importante dare una tempistica alle clienti perché altrimenti loro non stanno troppo a guardare l'album, non stanno troppo a guardare: ah, vi devo mandare un messaggio di qui, di là, loro devono ordinare. Ricordatevi sempre di dare un tempo limite. Infatti io di solito dico sempre: mandatemi l'ordine entro domenica, indicativamente, poi dipende comunque dalle rapidità e dagli album.
Così so che se qualcuno. Io in realtà poi l'ordine lo mando il lunedì, quindi so che se qualcuno non me lo manda la domenica, comunque io ho ancora il lunedì per svegliarle su e farle ordinare. Però do sempre come scadenza un giorno prima rispetto a quella che poi è realmente la scadenza per me. Quindi un altro piccolo consiglio. Quindi ricordatevi appunto di ordinare tanti campioncini e di dare in omaggio dei campioncini alla cliente perché è molto importante coccolarla. Io non so, quando fate degli acquisti online è sempre gratificante ricevere degli omaggini perché comunque vi sentite coccolate e fare la stessa cosa con la cliente vi assicuro che fa molto piacere. Anche perché in negozio non vi danno tanti campioncini quando voi acquistate. Se non acquistate un tot di, non fate un tot di acquisto, non ve li danno nemmeno i campioncini. Quindi è importante stare a differenziare quali sono i vantaggi di prendere di comprare da una consigliera di bellezza piuttosto che in negozio. È molto importante. Quindi io di solito vado a mettere dei campioncini, non c'è un numero preciso, io normalmente abbondo sempre perché tanto ve li regalano i campioncini quando fate gli ordini, quindi diciamo che non ci mancano mai i campioncini, io abbondo sempre. Poi un altro metodo è fare una tessera che fate voi ovviamente. Andate a crearla voi su un foglio, scrivete il nome della cliente, il nome della consigliera di bellezza e fate una specie di raccolta punti. Non so, avete un punto ogni euro che spendete, ogni 10 punti che voi fate di ordine, il regalo c'è un balsamo labbra, ogni 20 punti c'è il regalo una crema mani, ogni 30 punti c'è il regalo un bagno doccia. Questi sono esempi perché per 10 euro regalare 1,95 euro di balsamo labbra, che adesso costa anche di più, è un po' tanto. Però fate voi, poi decidete voi ogni 20 punti un balsamo labbra, insomma potete decidere. Però fate queste raccolte punti, perché comunque la cliente sa che una volta che raggiunge un tot di ordine avrà questo piccolo omaggio molto importante. Ovviamente cioè, specificate che quelle tesserine che voi andate a fare non sono poi utilizzabili con altre consigliere, non sono utilizzabili in negozio, ma solo con voi perché le avete create voi ad hoc per le clienti, perché molte non riescono a capire, pensano che comunque essendo Yves Rocher il negozio, essendo Yves Rocher noi consigliere, sia la stessa cosa, quindi sottolineate questa cosa. Allora, poi io di solito organizzo il mio ordine in questo modo, ora vi faccio un esempio così sapete anche come organizzo gli ordini, ma in maniera molto 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 veloce. Vado a scrivere il numero dell'album, quindi in questo caso l'album era il 4, sì, album 4, e scrivo il nome della cliente. Ok, quindi faccio così: album 4, Francesca, una delle mie clienti, e non so, scrivo bagno doccia al mango. Bagno doccia al mango, codice e scrivete il codice del bagno doccia. Ora lo scrivo a caso perché non lo so. E quanto costa? Ok, quindi scrivete così. Ovviamente il codice l'ho messo a caso, ragazzi, non state a guardare. 3,95 euro. Fate così per tutti i prodotti. Ok, che vuole la cliente. Poi io di solito faccio una grechina. Adesso sto a fare una riga perché non stiamo qua a guardare. Sottoscrivete la seconda cliente che avete e quello che vuole quest'altra cliente, quindi Benedetta e quello che vuole, e poi dividete il tutto. Alla fine di tutti gli ordini che avete, scrivete totale, almeno io faccio così, totale, e poi scrivete Francesca. Francesca ha un totale, ho scritto francesa, perfetto. Totale 3,95 euro. Quindi quando la cliente, io mando, di solito mando un messaggio alla cliente e dico: guarda, il pacco è arrivato, quando vuoi che ci vediamo così te lo consegno? Lei mi dice: guarda, meglio lunedì, martedì, mercoledì, e mi dice sempre: qual è il tuo totale? Cioè, qual è il mio totale? E io vado a guardare qua e dico: ah, il totale di Francesca è 3,95 euro. Quindi il tuo totale è 3,95 euro, ci vediamo lunedì. Ok. Quindi normalmente molto semplice così. Poi sul computer normalmente a volte. Perché dico sempre normalmente? Boh. Sul computer vado anche a creare dei file in Excel dove scrivo anche sul computer quello che mi comprano le clienti. Perché normalmente loro. Non so perché dico normalmente. Perché di solito l'ordine lo faccio sempre tramite computer. Quindi perché riesco a tenere un po' tutto sotto controllo, ho l'album cartaceo da guardare, quindi mi scrivo tutto anche su Excel.
Quindi fondamentalmente le cose che vi servono per aumentare le clienti sono queste. Per trovare clienti, come ho detto tante volte, è importante comprare anche tanti album, tanti cataloghi, soprattutto all'inizio. Io li ho messi nella posta dei vicini, sono andata nei parrucchieri, nei bar a chiedere se potevo lasciare un catalogo, lasciando poi qua sopra il mio contatto. E il più delle volte, ragazzi, bisogna essere onesti nella vita, non vi ricontatteranno. Ma se voi lasciate 100 cataloghi è possibile che 10 persone vi contattino. Quindi è sicuramente un sacrificio, ma è un lavoro come un altro e quindi per avere un guadagno bisogna sicuramente farsi il mazzo. Quindi ci vuole tanto impegno, quello sempre, per raggiungere determinati obiettivi. Quindi, oltre a questo, è importante anche utilizzare i social. Voi potete in qualche modo, soprattutto adesso per il fatto che c'è questo divieto di uscire di casa, è importante che voi sappiate che potete fare adesioni. Quindi è chiaro che voi non guadagnerete in maniera monetaria, ma guadagnerete in prodotti se voi fate adesioni, perché adesso le clienti hanno paura di uscire di casa, giustamente, ovviamente nemmeno io esco di casa, quindi se non per andare a lavoro. Quindi se una cliente vuole ordinarvi qualcosa, ma non, cioè, sa che comunque non vi potrete vedere per colpa del virus, potete dirle: guarda, se tu arrivi a farmi 35 euro, ti faccio arrivare i prodotti direttamente a casa. Così fate comunque un'adesione e la cliente rimane soddisfatta. È vero che voi perdete i soldi di quest'ordine da lei, ma li avreste persi comunque, perché lei non ve l'avrebbe fatto l'ordine. Quindi la cliente rimane soddisfatta, sicuramente la volta dopo ricomprerà da voi perché ci saranno le spese di spedizione, finito tutto questo marasma. Quindi una cliente non va a spendere di solito 100 euro per non avere le spese di spedizione. Quindi state tranquille che tornerà da voi. Nel caso in cui è una cliente che compra tanto, se riesce a farvi 160 euro di ordini in due ordini distinti entro 2 mesi da quando fa il primo ordine, avete anche il suo regalo adesione. Quindi comunque ci andate a guadagnare in qualsiasi caso e fate una cliente felice. Io non ho capito perché c'è un raduno di moto qua. Cioè, le sentite? Siamo in quarantena e la gente va in giro in moto. L'ultima cosa che volevo far vedere è, siccome i campioncini sono importanti, come vi dicevo, vi faccio vedere ciò che ho io da far provare alle clienti. Okay? Non è importante avere tante cose, è importante avere poco ma di tutto. Io ho un prodotto per ciascuno, insomma. Se una cliente vuole provare la profumazione del mango e coriandolo, bagno doccia, non è importante che voi abbiate il bagno doccia, se avete il latte corpo o la crema mani, potete farle provare quello, tanto quello che importa è comunque il profumo. Quindi l'importante è averne, secondo me, uno per tipo, così che la cliente possa sapere cosa sta andando ad acquistare. Ora vi faccio vedere. Ok, allora, questo è un organizer, per esempio, nel quale io tengo i prodotti, i campioncini che ho, e ho qualcosina anche dentro questa valigetta perché non ci stava tutto qua. Se vedete qui c'è un buco perché questo organizer lo sto utilizzando per la makeup collection, perché l'organizer che volevo acquistare non lo posso acquistare in questo preciso istante perché c'è, essendoci la quarantena e tutto quanto, non mi arriverebbe. Allora, andando velocissimamente, vi faccio vedere che qua sopra ho organizzato tutti i campioncini, questi qua monouso, li ho divisi con gli elastici e li ho messi in base, li ho divisi in base alla loro categoria. Ci sono per esempio tutti i profumi, qua iniziano invece le creme, quindi c'è l'anti-age global, sono divise per età ovviamente, fino ad arrivare ai fondotinta, e qui invece ci sono quelle per il viso specifico, quindi Sebo Vegetal e Hydra Vegetal. È tutto un po' qui raggruppato. Quindi qui abbiamo quelli monouso. Qui dentro c'è un marasma, sono gli ultimi campioncini che mi sono arrivati nell'ordine, non li ho ancora sistemati. Quindi qua dentro ho i due nuovi della Sensitive Camomille, la crema detergente e la crema verde correttiva, e qua dentro ci sono un sacco di campioncini vari, quindi Sebo Vegetal, la crema verde correttiva, insomma un po' di tutto, ma non sono ancora riuscita
a sistemarli. Poi invece ho i campioncini nel tubetto. E c'è sempre un po' di tutto, quindi per esempio il siero della Serum Vegetal, quella per i 60 anni, l'Hydra Vegetal, l'Elixir Jeunesse Notte, l'Irish Cream Notte, qua c'è la Serum Vegetal quella rossa, la Sebo Vegetal, la Serum Vegetal Notte, insomma c'è un po' di tutto, Lifting Vegetal, siero della Lifting Vegetal, Elixir Jeunesse, Anti-Age Global Notte, Irish Cream Giorno, questo che cos'è? Sebo Vegetal, Sebo Pure Vegetal. Quindi se una cliente vuole provare un prodotto non c'è bisogno che io abbia il barattolo, le faccio provare le cose da qui. Questi sono per la maggior parte rapidità che ho comprato, o anche delle offerte super sui campioncini, quindi non costano tantissimo e sono super super importanti. Qua invece che cos'ho? Allora, due acque micellari della Sensitive Camomille, che è appunto la linea nuova. Ho fatto le unghie azzurre e blu, queste le ho fatte io. Carine, dai, normali, niente di che. Qui ho la maschera energizzante. Qua ho una crema mani di un vecchio Natale. Una crema mani idratazione, il gommage anti-pollution, perché comunque è una cosa singolare e alla cliente interessa vedere la consistenza, che è tipo scrub, insomma è importante avere anche lui. Poi andando avanti abbiamo qua i bagno doccia, se non sbaglio, sì. Quindi qua c'è ci sono un po' tutti i bagno doccia, pesca, fiori di loto e salvia, acqua micellare della Sebo Vegetal, oliva, questo di un vecchio Natale, questo lo scorso Natale, Hydra Vegetal acqua micellare, magnolia e tè bianco, acqua micellare, mango, vecchio scorso Natale, Sebo Pure Vegetal, insomma c'è un po' di tutto, così che io non debba avere per forza le full size. Poi ho anche le full size perché andando avanti con il lavoro vedrete che avrete un sacco di prodotti in casa, però per iniziare questo secondo me è l'essenziale. Poi qui invece abbiamo gli shampoo. Questo è lo shampoo colore, la vecchia edizione ancora. Qua c'è riparazione, 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 anticaduta, colore, nutrizione. Questo invece è il monoebrillantinato. Questo l'ho fatto provare tantissimo, se vedete. Si innamorano sempre tutti. E sotto sono uguali, questi sono doppi. Sono di vecchie rapidità. Quindi anche questi prodotti. E nella valigetta infine ho... per esempio, il gel struccante. Questo qua invece è il gel struccante della Sensitive Camomille. Qua ci sono tutte le maschere per i capelli. Quindi anticaduta, riparazione, colore, nutrizione. Questa è una crema a mani della Pure Camille. Questo invece è il 3-in-1 scrub e antipunti neri della Sebo Pure Vegetal. La crema a mani di questo Natale. Insomma, un po' di tutto. Anche qua c'è una crema mani sempre di questo Natale. Questo diciamo che è tutto ciò che secondo me vi serve per iniziare, per far provare tutte le clienti. Poi, una volta che avrete il vostro giro di clienti, questi saranno sicuramente i prodotti che avrete in casa come li ho io. Cioè tantissimi prodotti, anche qui nella borsa campionario, che sono per la maggior parte omaggi dell'azienda, soglie che voi raggiungerete negli ordini e prodotti doni adesione, quindi delle clienti che hanno deciso di entrare in Brochet tramite di voi. Quindi questi sono tantissimi prodotti che potrete avere anche voi in omaggio una volta che avrete un buon giro di clienti. Ma non è impossibile, ragazzi, vi faccio vedere altri prodotti che ci sono qui. Qua sopra, a parte questo, aiuto, a parte questo di Primark, anche questi sono tutti prodotti che io ho in omaggio. Qualcosina l'ho comprato io ovviamente, però per la maggior parte sono prodotti che mi ha regalato l'azienda. Vivrochet è un'azienda veramente fantastica, un'azienda meritocratica. Vi basterà veramente impegnarvi e riuscirete ad ottenere tanti risultati. Ricordatevi di essere sempre sempre sincere con le clienti e oneste e di impegnarvi tanto. E sicuramente riuscirete ad avere successo in Brochet come nella vita. Ok, quindi quello che vi ho fatto vedere principalmente è quello che potreste riuscire ad ottenere
con i brochet man mano che andrete avanti. Spero che i miei consigli vi aiutino in qualche modo a ottenere più clienti. E ricordatevi che è anche tanto tanto importante utilizzare social, quindi condividere su Instagram, su Facebook le foto dei cataloghi, scrivere i vostri contatti e la gente vi ricontatterà. Poi vi ripeto, magari non diventeranno vostri clienti, ma le potrete fare entrare in azienda e fare un'adesione. Quindi in qualsiasi caso ci guadagnerete. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto tanta tanta compagnia, spero di avervi in qualche modo aiutato, di esservi stata utile. Il video in cui vi faccio vedere un po' i prodotti che vi ho fatto vedere nell'armadio e in camera, quindi un po' più nello specifico, fatemelo sapere così farò un video appunto dedicato. Io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!